Ben ritrovate amiche, ma soprattutto amici al primo episodio di questa stagione 2021-2022 della diretta dello spallino.com, la diretta da divano che tanto ci ha reso popolari e nostro malgrado. Ciao Martina, ciao Leo. Ciao a tutti, ben ritrovati. La gente si sta connettendo piano piano, perché poi è serata di Champions, quindi suppongo che tanti ci guarderanno un po' in differita domani, ma poi vabbè, non ci vediamo da 4 mesi praticamente in questo appuntamento in diretta. Beh, non che di persona ci siamo visti tanto di più in realtà. Però ci rivediamo dopo, abbiamo fatto l'ultima diretta secondo me che era a fine maggio, una roba del genere, quindi ciao Simone, ben ritrovato anche a te, il primo commentatore della stagione, quindi siamo felici di avere Simone con noi. Ne sono successe delle cose dall'ultima diretta che abbiamo fatto, se non sbaglio, adesso vado a vedere, ma secondo me era giusto il 26 maggio, o la prima settimana di giugno, una roba del genere. È cambiato tutto fondamentalmente. 26 maggio, l'ultima è stata il 26 maggio ed era con noi Mr. David Sassarini. Il grande David Sassarini. Sono cambiate giusto 2 o 3 cose in casa Spalle, proprio il minimo indispensabile. Esatto. 2 o 3 robe da riprendere le abbiamo. Intanto grazie Mattia, ciao Dario, insomma c'è le persone che ci danno il bentornati, noi siamo orgogliosi di questo perché l'anno scorso ci siamo divertiti oggettivamente con una roba che ricordiamo l'ha iniziata quasi per gioco, perché ci siamo ritrovati col coprifuoco, non sapevamo che fare, ci siamo inventati sta cosa che è iniziata un po' così. Ciao Edoardo, ciao Alessandro, salutiamo un po' di gente. Allora cominciamo però a entrare nel vivo perché sono le 21.06, insomma non vogliamo fare notte fonda. Il principale cambiamento quest'estate è ovviamente l'arrivo di Giota Copina, del ciclone Giota Copina, un uomo che non fa nulla per passare inosservato letteralmente e anzi si nutre, ciao Simone intanto, si nutre di delle attenzioni delle persone, della vicinanza delle persone, anche di un certo tipo di compiacimento. Ciao Daniela intanto. Che idee vi siete fatti voi di Giota Copina in questi suoi primi mesi a contatto con l'ambiente SPAL? Allora, partendo dal fatto che io l'ho visto di persona solo una volta e in circostanze... Ed è enorme. Fuori dall'ambito SPAL. Anche perché ricordiamo che tu fai CrossFit e quindi insomma... Esatto, se ta Copina dovesse fare CrossFit ti farebbe a pezzi. Guarda che per me tutti i ferraresi vorrebbero allenarsi con lui in realtà. Esatto. No, in realtà non ci siamo visti. Possiamo proporgli di fare una rubrica sul fitness, qualcosa del genere. Vabbè, vediamo. Però non ci siamo visti a CrossFit, ci siamo visti in piazza, ero con un mio amico della Sampdoria, e lui ha fatto finta di strappargliela con una sceneggiata in centro. È stato... No, a parte gli scherzi. Io su Giota Copina inizialmente ero... devo essere sincero, abbastanza scettico, non tanto su di lui, ma più che altro perché dopo comunque le esperienze che aveva fatto a Roma, Venezia, Bologna, mi sembrava un passo talmente lontano, talmente diverso rispetto alla gestione Colombarini della famiglia di Mattioli. Non sapevo se Ferrara e la SPAL sarebbero potuti essere un ambiente buono per lui. In realtà, per come si è mosso in questo primo mese, perché comunque oggi... Ha preso la SPAL poco prima di Ferragosto, sì. Esatto, se è un mese che è qua, è stato un ciclone. E mi sento di dire anche abbastanza furbo, perché è andato a toccare quelle corde, che probabilmente è anche ben consigliato, sono le corde giuste, perché sembra che il suo impatto sul mondo SPAL, a tutto tondo, è molto positivo. Anche in termini proprio di apprezzamento per il momento. Marta, tu che ti sei fatta? Ma io ero in realtà molto curiosa di vederlo un po' all'opera e poi mi è piaciuto... Hai visto quanto è grosso? Sì, lo so che è grossissimo, infatti per quello che mi piacerebbe allenarmi con lui, ti ho detto. Io sono una gli chiederemo magari una mattina di fare allenamento con Stefano Zucchelli in via Cimarosa. Ah, chissà se dove siamo andati io e te anche. No, ero curiosa di vederlo un po' all'opera, però mi è piaciuto anche molto
Il discorso che, insomma, le foto di sabato che abbiamo visto un po' tutti sui social nel post partita, sentirlo vicino alla curva per me è una bella cosa, una bella immagine, no? Ma Marta, visto che c'è uno spunto di Edoardo, dice: chi segue la sua comunicazione è bravissimo. Tu che metti insieme su Instagram un numero di follower che fa impallidire il mio e quello di Leo Biscuola, no, vabbè, insomma, tu usi molto Instagram, dai, è un fatto, non lo sanno tutti. Che ne pensi del suo presenzialismo sui social? Perché siamo passati da un presidente che sui social non c'era a uno che c'è sempre. Però dai, semplici era. No, non c'è niente di semplice, ti sto parlando del presidente. Ah, scusami. No, voglio dire, cioè, sicuramente avrà un bravissimo social media manager che lo Ma segue. secondo te non se lo gestisce lui da solo? No, da solo, ma scherzi, no, si vede che c'è qualcuno dietro. Allora, la mia Non idea è credo che in che la realtà lo gestione sa da gestire tutto da solo. solo. Io non sono così convinto che abbia un Anche social media secondo me, lui è manager. molto, secondo me da questo punto di vista è molto trumpiano, no? Che Donald Trump pretendeva di gestire Twitter in prima persona, senza filtri, senza staff, senza niente. Secondo me lui usa Instagram alla stessa maniera. Sì, c'è che dire che la SPAL non sono gli Stati Uniti, però effettivamente Tacopina, anche per delle risposte che ha dato in prima persona, anche sul direct di Instagram, secondo me, segue tutto lui in prima persona, tutto. Però Bene, io non so questo è dire. un bene o un male? Vai Marta, È vai troppo tu, presto per anzi. scoprirlo, è troppo presto. Ok. È troppo presto per avere una risposta, secondo me. Sì, Sara solleva un altro discorso. Il trenino è stata un'americanata. Allora, quella dico, davvero. no, dico la mia sul personaggio Tacopina. A me il personaggio Tacopina diverte, intanto, perché intanto segna una discontinuità netta con chi c'era prima. E questo era necessario. Questo era necessario, questo era necessario però. Tacopina è un bel soggetto, dai, e questo è un fatto, anche perché incarna, secondo me, proprio lo stereotipo dell'italo-americano venuto su a Brooklyn a metà anni 70, perché lui è del 55, quindi insomma ha avuto 20 anni nel 75, quando Brooklyn non era il posto che è adesso, perché Brooklyn adesso è un quartiere un po' alla moda, così, ma Brooklyn negli anni 70 era un brutto postaccio. È lo stesso posto dove è venuto su Mike Tyson, per fare un esempio. Quindi Coetaneo, ha tra l'altro. questa. Ha questa. Come? Coetaneo di Tacopina, tra Sì, l'altro. ma esatto, è anche coetaneo di Mike Tyson, tra l'altro. Quindi è un personaggio. Che risponde a diversi stereotipi, no? Poi c'è questa idea del machismo, no? È enorme, cioè, ti mette soggezione, però ha anche il calore che ti aspetti da un italo-americano, no? Dallo zio d'America che però si ricorda delle sue origini e quindi vuole stare a contatto con la gente, vuole stare in mezzo alla gente, stringere mani, baciare bambini, come i candidati sindaci degli anni 60 negli Stati Scusa, Uniti. mi piaceva un commento di Matteo che dice è un bel grindolo. Cosa vuol dire grindolo? Una parola che non ho mai sentito. Credo sia un'italianizzazione di grindul. Sì, Ah, un po' mi manca un riferimento dal dialetto ferrarese che mi manca. Ciao Buzzo, e intanto Filippo Rubin, ciao Filippo, che fa il fotografo di professione, dice: Tacopina oro per i fotografi. Beh, sì, da quel punto di vista lì è straordinario. Tra l'altro, Filippo è stato bravissimo sabato perché è anche riuscito a immortalare la svirgolata di Joe sotto la curva, che quando ha calciato quel pallone stava per finire in gradinata. No, tanto qualcuno ha detto che si è anche strappato i pantaloni, quello non lo so, se qualcuno era in curva magari. erano così stretti che non c'è, cioè, è impossibile che non si rompano prima o poi i pantaloni. Comunque, chiudo il ragionamento sul trenino che proponeva Sara. È stata un'americanata, sì, un'iniziativa un po' così, un po' cartunesca, no? Se vogliamo, però dai. Nel contesto attuale ci sta perché ci eravamo abituati a una SPAL che non stava in mezzo alla gente e lui l'ha riportata in mezzo alla gente, lo ha fatto in quella maniera lì, un po' stereotipata, anche un po' così d'altri tempi, anacronistica, ecco, chiamiamola, però era quello che ci voleva e lo dimostra il fatto che all'una della domenica c'era pieno di gente lì in piazza ad aspettarli. Sì, e aggiungo il fatto che oltre a portare tutto quello che hai detto tu, Orla, secondo me lui ha portato l'unica cosa che, secondo
secondo me la Ferrara Spallina aveva bisogno negli ultimi 2 anni, che era entusiasmo, che è l'entusiasmo, perché al di là del Covid, che comunque ha colpito tutti, le facce dei dirigenti della Spal negli ultimi 2 anni, tutti, erano facce molto tirate, erano Miste. facce, ogni cosa veniva vissuta. Facce miste. Sì, esatto. Anche, non so se ti ricordi, anche la stessa faccia di Mattioli ad ogni presentazione del giocatore, Sì, era all'inizio sempre incazzato stagione, nero, sì. ormai, esatto, aveva quella faccia sempre così, tanto che alcune persone, oltre agli addetti ai lavori, chiaramente cominciavano a scriverglielo, no, anche nei commenti. E quindi lui ha portato, secondo me, una ventata di ottimismo, che poi, per carità, non è il caso di cominciare a stendere i tappeti rossi oppure di farsi abbagliare da tutto questo, però ha portato sicuramente qualcosa che prima non c'era, e questa cosa è l'ottimismo, un po' di vitalità, ecco, che secondo me l'ambiente spallino globalmente era abbastanza depresso, per forza. Però Grazie, Simonetta ci scrive che per dire che era del 66, non del 56, ma per me sapeva che avesse. Simo. Non avevamo detto 56, vabbè, magari No, qualcuno di noi si è sbagliato. Grazie Simonetta e grazie che ci comunque, segui, soprattutto. esatto. E Comunque, salutaci grazie. Francesco, che se E salutaci Francesco Francesco. che, insomma, ci manca. In realtà a me Francesco Colombarini manca, perché cioè, il suo essere pungente, però sempre con quell'aria un po' così. Tra lo scanzonato, no? Cioè, tipo, ma sì, io dico queste cose, tanto poi ci guardiamo, no? E a me piaceva molto. Intanto, Alberto dice: grande gratitudine alla famiglia Colombarini, ma con Tacco si volta pagina. Lo percepisco come personaggio positivo, per ora speriamo continui così. Ma infatti, l'entusiasmo per Tacco Pina non cancella minimamente gli meriti che ha avuto la famiglia Colombarini, che sono incontestabili. E i meriti di Mattioli, di Magnati, di Semplici, di chiunque abbia contribuito a regalarci un'esperienza, secondo me irripetibile comunque. Quindi, cioè, non, ovviamente, non dimentichiamo il passato. Si è chiusa una parentesi bella, diciamo bella per la stragrande maggioranza del tempo, a parte l'ultimo anno e mezzo, che è stato un brutto anno, credo, anche per la famiglia Colombarini, oggettivamente, nel senso che non, secondo me non si divertivano più, perché No, la anche situazione se comunque è stato un anno era di B, diventata eh. brutta, dai. Com'è? È vero, è comunque stato un anno di B, la Spalla era dentro i playoff fino all'ultima giornata, adesso, cioè, io, diciamo, brutto rispetto alle aspettative che si avevano, però da queste parti qua abbiamo visto anche robe ben peggiori. Madonna, di gran Quindi lunga. va contestualizzato. No, però oltre al Tacco Pina personaggio, vorrei chiedervi cosa pensate del Tacco Pina imprenditore, cioè del Tacco Pina presidente della SPAL, perché ok, va bene stringere mani a tutti in curva, va bene il trenino, va bene il presenzialismo su Instagram e tutto quello che volete, però alla fine della fiera lui è qua per provare a fare dei risultati sportivi. Almeno speriamo, almeno questo lui ha detto, nel senso che lui ha detto quest'anno ci proviamo a giocarcela come viene, poi prossimo anno puntiamo deliberatamente la Serie A. Questo ha detto lui in principio. Poi non so se andrà così. Però ecco, da questo punto di vista cosa ci dobbiamo aspettare? Perché a quanto pare il suo amico e socio Patrick Carroll è uno che di pilla, come dicono da qualche parte, ne ha abbastanza e si presume sia disposto a metterla dentro. Però tra avere tanti soldi e conseguire risultati sportivi c'è un abisso, insomma, l'abbiamo visto anche qua a Ferrara che, cioè, ricordiamo l'anno della B, la Spal partì con un budget molto molto ridotto e fece quel miracolo sportivo che poi abbiamo lungamente festeggiato. Sì, ci Beh, hanno comunque comunque. spiegato. Vai, vai, Marta, vai pure. No, no, dicevo che i presupposti penso che siano dei migliori in realtà, no? Quindi, insomma, l'unica cosa che si può fare è, secondo me, aspettare un paio di mesi e vedere se non è solo l'entusiasmo dell'inizio, ecco. Io invece dal punto di vista sportivo, al di là di quello umano, che comunque è importante anche quello a livello di comunicazione, io credo che lui faccia un po' quello che ha fatto alle altre parti, cioè lui al di là del fatto che ovunque sia stato, non è mai stato nella figura dell'investitore diretto come è coinvolto con la Spal, perché era sempre in rappresentanza di altre persone o di un gruppo di qua invece. È uno dei tre, perché adesso ne conosciamo lui, Pat Carroll, e ha già annunciato che ci sarà un terzo che verrà presentato a breve. Lui stesso ha detto che non verranno fatte follie,
cioè nel senso non sarà una gestione alla Berlusconi, nel senso abbiamo dei soldi da parte, li cacciamo tutti in pochi anni per provare a fare e poi vediamo. Comunque lui ha definito un budget che è quello di 10 milioni e lo stesso Tarantino anche in conferenza stampa hanno detto che entro e quei 10 milioni lì sono dovuti stare. Quindi a livello di proprio di approccio sportivo, secondo me Tacopina è questo, cioè è una persona concreta che quello che dice spero lo faccia e comunque i risultati dalle altre parti ci sono, quindi su questo si può dire ben poco, ma secondo me non dobbiamo aspettarci colpi di testa oppure, non so, una spalla faraonica, perché secondo me questo non succederà. E questo, secondo me, è anche un po' un conforto per quella che è la spalla, insomma, perché l'ipotesi, perlomeno mia, è che questi personaggi che vengono da realtà completamente diverse da Ferrara arrivino, mettano dei soldi per 2 anni, per un progetto, per una scommessa, no, quasi, e dopo se ne vadano, per me era reale. Invece, anche in base alle ultime dichiarazioni, lui ha intenzione di fare qualcosa di proprio grande. Poi, non so se convenga commentare adesso la partnership con il Real Madrid, la Spal Academy, andare ad Harvard. Ecco, su queste cose io sono un po' più perplesso, ma Vabbè, se mi vuole invitare ad Harvard io ci vado, no, ma anche ci vado per carità, però non Cosa so c'entri tu con se. Harvard? Cioè, perché c'è una facoltà di ingegneria ad Harvard? Non so, ho detto che no, ma Adesso ti anch'io guardo. io Tu ci vai girerò avanti con con l'aggiornamento che io intanto tutto. ci guardo. Va bene. No, comunque, insomma, su queste cose qui, ecco, io andrei un po' più tranquillo, però per il resto, secondo me, merita di avere la credibilità che comunque da quando lui è arrivato, mi sembra che siano arrivati, Orla, correggimi se sbaglio perché non ho i numeri 17 sotto, ma tipo 17 giocatori nuovi. giocatori. Quindi, insomma, qualche fatto, oltre alle tante parole, è arrivato. E sicuramente è una squadra più competitiva di quella che ci potevamo aspettare con la gestione Mattioli-Colombarini. Beh, ma Colombarini era stato chiaro, ha detto qua, cioè, facciamo il minimo indispensabile perché qua è una situazione drammatica, appunto. Quello dice. Orla chiedono il nome del main sponsor. Non so che cosa hai promesso Vedo di... che arrivano commenti. Allora, Ma si può no, dire? Massimo, cioè, me lo stai chiedendo, ma in realtà non lo so. Non lo so perché ieri il direttore commerciale ci ha detto che ci sono delle trattative promettenti, ma non ho indizi su chi possono essere queste tre aziende, queste tre realtà. Quindi non lo so proprio. Lo ammetto candidamente. Cioè, ho fatto credere di poter sapere qualcosa, ma in realtà non so niente. Io sono molto curiosa di scoprirlo. Intanto vengo Però mi attiverò per cercare di scoprirlo prima che venga diffuso. Questo mi ad sembra come. No, mi attiverò, poi cioè, se sarò bravo lo scoprirò, se sarò brocco no, quindi vabbè, non ho problemi ad ammettere di essere brocco quando lo sono, quindi non è un problema. volo la domanda di Edoardo che ci chiede: Tacopina ha detto di non volersi più trasferire da Ferrara, promessa azzardata. Beh, si vede che gli siamo piaciuti, no? In qualche modo. È una promessa che lui ha fatto in un'intervista rilasciata a Mauro Malagutti del Resto del Carlino. Ciao Mauro, intanto, che ogni tanto ci segue, ti apprezza. E lui ha detto: questo è il mio progetto sportivo definitivo, non vorrei più spostarmi perché è stato a Roma, è stato a Bologna, è stato a Venezia, adesso È è a proprio qua Ferrara. si ferma. Io spero sia vero, però non possiamo sapere perché se ci ricordiamo. Anche nel 2018, nel 2019, insomma, Mattioli ci diceva che vogliamo stare a lungo alla spalle, qua e là, su e giù. Poi Ma alla lui ci fine gli sarebbe voluto eventi, stare, effettivamente. lui sì, Come ho capito, ma non lui sì. era lui che metteva fuori i soldi. Quindi alla fine gli eventi hanno condotto in una direzione diversa e la storia è cambiata. Nessuno potrà sapere. Cioè, Tacopina, commentavo questa cosa proprio con Mauro Malaguti l'altro giorno. Tacopina, quando parla, è molto convincente, ma d'altra parte no, no, non potrebbe essere altrimenti, visto che è uno degli avvocati più in vista della scena newyorkese, non avrebbe fatto le sue fortune da avvocato se non fosse convincente quando è ora di parlare con qualcuno. Assieme a Mauro l'ho definito genuinamente spaccone, cioè uno che fa proclami, ma fa proclami perché in quel momento ci crede. Non perché ti sta vendendo qualcosa, ma perché lui tutto sommato è convinto di quello che ti sta dicendo. Bisogna capire se poi gli eventi, che possono essere molteplici, lo condurranno in altre direzioni.
Io gli voglio credere, cioè non voglio credere che lui stia qui un anno, due o al massimo tre e poi dica, vabbè, mi sono stufato della spalla, adesso me ne vado. Cioè, sia qui per mettere radici o per provare a creare un progetto sportivo di cui si senta effettivamente l'artefice principale, perché ricordiamoci che lui è stato a Roma come tramite, a Bologna era un po' il secondo di Joey Saputo, infatti poi Saputo si è preso il Bologna e l'ha gestito da solo. A Io Venezia non ho sì era il pensato a presidente, causa. ma l'obiettivo dei suoi investitori all'epoca del Venezia era sviluppare lo stadio sulla terraferma, cosa che non sono riusciti a fare, quindi hanno ceduto. A Ferrara non so che interessi possono avere, però al momento, insomma, lui sembra molto coinvolto, sembra molto carico. Poi magari mercoledì prossimo invitiamo un collega di Catania e ci facciamo raccontare da lui tutte le promesse che sono state fatte laggiù. Però, ripeto, a me sembra onesto quando dice che vorrebbe fermarsi qui per più anni. Però Orla, per quanto riguarda il Catania, prima insomma, quando appena stavo arrivando, anche se eravamo in pausa, qualcosa abbiamo continuato a fare. E soprattutto leggendo gli articoli di Catania, il problema là è stato un altro, anche se poi magari qualcuno se lo spiegherà meglio. Ossia che quando sono andati ad aprire i libri si sono trovati dei debiti che non si pensava che ci fossero, tanto che lui ha cacciato quasi 1 milione, un po' meno, a fondo perduto e l'ha lasciato lì. Quindi in realtà il problema che ha fatto saltare la trattativa è stato, come dire, delle ombre che ci sono state sui conti di Catania che poi gli hanno fatto cambiare idea. Qui questo ostacolo non c'è stato perché i Colombarini, e di questo gliene va dato atto, oltre che di tante altre cose, hanno lasciato i conti della SPAL Lindy, e quindi tanto che in pochissimo tempo si è conclusa una trattativa molto complicata, perché comunque comprare una società di calcio, cioè comprare un'azienda che è una società di calcio con tanti dipendenti, eccetera, secondo me è una cosa abbastanza complicata. Se tutto è andato via così velocemente in estate, poi vuol dire che era tutto in ordine. Allora, intanto ti informo che ad Harvard c'è la facoltà di ingegneria, Ecco. ma non è tra le migliori al mondo perché si colloca al numero 21 della graduatoria Ah, mondiale, quindi non è tra le interessante. migliori. Harvard è al numero 1 per quanto riguarda la medicina e un programma che si chiama Education, che immagino sia qualcosa che ti permette di diventare a tua volta un insegnante universitario o qualcosa del genere. Vabbè. Vabbè, Comunque, non Leo, devo se vogliamo andare ad fare Harvard, io ho qualcosa da andare a fare, tu no. Ecco. ma io non voglio Per tornare a quanto studiare, quindi sono a posto. riguarda giurisprudenza, è la numero 3 al mondo e Tacopina direi che viene da lì. Non credo abbia frequentato Harvard in realtà, però ha insegnato lì per un periodo come esterno, se Sì, non ricordo male. Vabbè. sì, sì. Leggo il commento di Sara che ci dice la sua impressione. Tacopina sta gestendo la SPAL come un'azienda in cui se qualcuno non porta i risultati che si aspetta, magari va a fare altro. Prima era una società di calcio, non è che una sia meglio o peggio, è semplicemente differente. Prima era un'azienda di famiglia, più che altro, Esatto. con fortissimi legami col territorio. Adesso i legami col territorio non ci sono, nel senso che Tacopina viene qua, bella Ferrara, ok, mi compro la casa, mi piace la gente, vabbè, però cioè, che legami ha con Ferrara? Nessuno, è un legame artificioso, un legame di business, e questo è un dato di fatto. Poi lui può affezionarsi a Ferrara, come si può affezionare chi viene a lavorare qui, chi viene a studiare qui. C'è chi viene a studiare qui e si ferma. Ci sono tanti esempi, Orla, però perdonami. insomma, esatto. Però la mia residenza è ancora in Veneto, formalmente parlando, poi magari meglio dirlo sottovoce, però. Però detto questo, diciamo che sì, è una cosa completamente diversa, dai. Insomma, i Colombarini e i Mattioli vengono dal territorio, lo conoscono, sanno pregi e difetti. E quindi si sono regolati di conseguenza. Quindi sì, vabbè. Mentre aspettiamo che Tacopina ci porti ad Harvard, ci inviti ad Harvard, O ci sarebbe bello porti poi anche. tra l'altro, cioè io non tenderei a non escludere che Tacopina accetti di partecipare a una di queste dirette una volta, perché con Matteo non abbiamo mai avuto questa fortuna. Sarebbe bello avere Joe qui con noi, però dovremmo fare una roba magari registrata per poi mettere i sottotitoli,
non sarebbe lo stesso, però a meno di fare traduzione consecutiva. Però vabbè, adesso è un Ci sogno, pensiamo, ci pensiamo. pensiamo. Magari in un periodo in cui lui è negli Stati Uniti, così lo troviamo che sono le 3 del pomeriggio, nel suo studio di New York. Ma perché no? Cioè, detto questo, passiamo al prossimo argomento perché sono già le 9:30. Il titolo è Tutti pazzi per Clotet. Provocazione. Cosa avrebbe detto Walter Mattioli dello stile di gioco di Pep Clotet? Questa è una bella domanda. Avrebbe detto sicuramente che fa pochi retropassaggi, visto Ah, lì ti che volevo. lo sapevo io. Avrebbe detto che è uno che fa pochi retropassaggi. No, a parte gli scherzi, per quel poco che Adesso abbiamo voglio andare a visto, vedere quanti retropassaggi ha fatto la Spalding di Clotet. per quel poco che abbiamo visto, perché comunque 3 partite non è un campione statisticamente Rilevante. rilevante, E tu da ingegnere ne sai qualcosa, vero? anche se abbastanza indicativo. La Spal di Clotet si può dire che abbia divertito. E già questo è un dato di fatto. Al di là di tutti i numeri sui tiri, no, che abbiamo visto ora l'altro giorno, che magari se ci è sotto mano li possiamo anche tirare fuori. Però la Spal è tornata a divertire. Cioè, quanto tempo era che non ci divertavamo a vedere una partita della Spal. Divertevamo. Divertevamo a vedere una partita della Spal. Obiettivamente, al di là del numero dei tiri in porta, proprio a livello di giocate, cioè l'anno scorso Ti importa che è un indicatore di cui Clotet è ossessionato, perché tira sempre fuori il suo discorso. sì, beh, però effettivamente alla fine le persone si divertono quando vedono che la squadra arriva lì e poi prova in qualche modo a fare gol, quindi tirando. Sicuramente la Spal di Clotet è bella da vedere. L'unico mio timore è che non so quanto, perché l'esperienza in Italia di Clotet, altro termine di paragone, è il Brescia, che ha fatto Sì, una decina di 15 partite. partite. Sì. Esatto, non è tanto. Poi era la gara in corso, poi era la finale di campionato. Io spero che la preparazione atletica di questi giocatori che non sono abituati a questo tipo di calcio, perché per loro stessa missione si allenano al triplo dell'intensità rispetto alle loro precedenti esperienze, possa essere mantenuto tale per tutto il campionato. Cioè, non vorrei arrivare a un punto in cui si dice che la squadra è scoppiata, no? Quindi questa è l'unica mia preoccupazione. Per adesso godiamoci lo spettacolo. Comunque, se il metro di paragone è quello dei retropassaggi, la Spal di Marino era Stelli ne faceva quasi 63 a partita, quella di Clotet finora ne ha fatti 54. Bene, avevamo parlato anche una delle ultime volte, ti ricordi, Leo, che Ma sì, parlavamo di siamo partite ossessionati da. divertenti. No, vabbè, il discorso della Spal divertente è chiaro che è ricorrente, nel senso che anche l'anno scorso, se vi ricordate, ad agosto, inizio settembre, quando il campionato stava ancora per iniziare, ci dissero: vedrete una Spal che se la gioca sempre, che è giovane, spensierata, divertente. Abbiamo visto praticamente niente di tutto ciò. Quest'anno ci hanno detto la stessa cosa, però effettivamente nelle prime partite abbiamo visto questo, cioè che effettivamente la Spal è così, è aggressiva, pressa alto, porta tanti uomini nella metà campo avversaria. Quindi le premesse sono interessanti. Beh, per ora sta Bisogna. mantenendo quanto ha detto, no? Sì, bisogna capire. Allora, Clotet è chiaro che viene dalla scuola di Bielsa, insomma, l'allenatore argentino, che parla praticamente la stessa maniera, nel senso che Marcelo Bielsa ha gli stessi concetti proprio. Clotet sembra proprio prendere dal manuale di Bielsa, quindi sempre all'avanti, sempre aggressivi, recupero palla veloce, triangolazioni, due tocchi, tanti uomini nella metà campo avversaria e via così. Bisogna capire se questo tipo di mentalità si adatta bene all'inizio di stagione, quando oggettivamente nessuno ti chiede di fare risultato, nessuno ti chiede di collocarti in una determinata zona di classifica, oppure se questa squadra riuscirà a mantenere questo tipo di mentalità anche quando magari nel girone di ritorno guardi la classifica, devi andare a fare i playoff, inizi a giocare anche per il punticino. Non so se questa squadra abbia questo tipo di mentalità, sarà curioso vederlo. Beh, Era un scusate, discorso comunque che
Non c'è anche insomma, a disposizione un bel numero di giocatori, quindi anche possibilità di cambiare la rosa un po' a Vabbè, suo certo, piacimento, no? Quindi. quello sì, però sai, quando devi speculare un pochino sul risultato, non puoi avere quel tipo di mentalità lì e scavezzacollo che sta avendo la Spal, in queste prime partite. E magari anche l'euforia del momento, no? Certo, L'euforia certo. iniziale. Certo, Sì, sicuramente, anche infatti. se credo sia più il mantra di Clotet che non l'euforia del momento. Io invece volevo sollevare un'altra questione, che è quella della lingua. Noi siamo abituati a vedere la Spal allenata da allenatori italiani. E Clotet, in questo caso, per quanto comunque non si stia sforzando di migliorare l'italiano, effettivamente è migliorato. Ha comunque anche in conferenza stampa, che deve esprimere concetti tutto sommato abbastanza semplici con la stampa. Beh, non sempre. Come? Non sempre, sì, non sempre No, semplici. però diciamo che mediamente, anche se le sue conferenze stampa sono molto più interessanti rispetto a quelle della media degli allenatori, perché prova a dire Vabbè, se qualcosa dobbiamo di. paragonarlo a Rastelli, ragazzi, cioè, vabbè. Esatto, cioè, c'è un abisso in mezzo. Secondo te Naturalmente. può essere un limite la lingua in questo momento a livello di comunicazione tra No, lui e i giocatori per no, 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 esprimere i concetti? no, 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 non lo è. Neanche un po'. Perché? Perché comunque nel calcio ti fai capire, cioè, non, secondo me no, non c'è alcun problema con la lingua, anche perché i giocatori poi hanno bisogno di input molto semplici, non hanno bisogno di farsi spiegare il principio di indeterminazione di Heisenberg, cioè, nel senso che non, anche perché molti di loro credo non avrebbero i mezzi intellettivi per arrivarci. Leggo il Quindi. commento di Stefano, scusa. Ci dice: ciao e bentornati. Intanto, Clotetti imposta una squadra molto offensiva anche perché ha interpreti molto adatti a questo tipo di gioco. Finalmente un po' di coraggio e sprontatezza in campo. Beh, è vero, gli interpreti fanno la differenza perché l'anno scorso avevi una squadra con 6, 7, 8 elementi depressi che non vedevano l'ora di andarsene da Ferrara, quest'anno questi non ci sono più. Quindi questo aiuta. Sono arrivati ragazzi che hanno voglia di farsi vedere, di fare un bel campionato e si sta vedendo, al di là delle loro caratteristiche tecniche, ma c'è proprio anche questa componente, secondo me, di motivazioni che aiuta. Sara, scusa, ci dice: non parliamo dell'esonero di Semplici, anche a Cagliari ha lasciato un bellissimo ricordo. Beh, ovviamente. Allora, io leggevo un po' di commenti oggi sulle pagine del Cagliari che insomma, tutti quanti davano addosso alla società e ringraziavano Semplici per essere stato tanto cioè, artefice della salvezza dell'anno scorso, che a un certo punto sembrava non più raggiungibile, ma poi sempre per le doti per il quale l'abbiamo apprezzato qui, cioè la sua signorilità, la sua disponibilità, la sua gentilezza, insomma, quelle caratteristiche che ben abbiamo imparato a conoscere, quindi. A me oggettivamente è dispiaciuto per il mister perché io gli voglio bene, cioè, gli voglio bene e lo ammiro professionalmente. Purtroppo è finito in una situazione un po' problematica nella quale i rapporti anche lì col presidente del Cagliari non erano eccezionali e quindi è andata a finire così. E chi ha preso il suo posto? Mazzarri, Ah, con sì. Beh, un bel triennale. Diciamo che al buon Giulini i soldi da spendere sembrano non mancare, ecco, mettiamola così. Buzzo ci dice: Clotet col Brescia playoff non ha giocato per il punticino, poi a volte si perde, ma chissà. È vero, è vero, è vero, è vero. Cioè, se l'è giocata fino in fondo, ha perso col Cittadella, se non sbaglio. Sì, poi quel Brescia era una squadra un po' diversa dalla Spal di oggi. era anche un momento Infatti. diverso in cui loro dovevano, non potevano Beh, loro permettersi di fare delle grandissime cose. erano in furiosa rimonta Esatto. che gli hai permesso poi di prendere il posto della Spal nei playoff, ma soprattutto facevano quei playoff da ottavi, quindi erano obbligati a giocare per vincere perché non c'era altra maniera di andare avanti nei playoff perché Non se ne dovevano faceva vincere niente del perché punticino in quel momento, no, non quindi se ne facevano niente perché altrimenti venivano eliminati. E certo. quindi sì, ci sta che insomma fossero un pochino più spregiudicati. Provato. Io non ho la pretesa di avere ragione, attenzione. Dico, adesso è facile essere spensierati, voglio capire a gennaio, a febbraio, quando magari sei lì, che ne so, sei quinto e giochi in casa con la prima, cosa fai? Vai all'arma bianca o dici, imposto un piano partita un pochino più
attento perché anche il punticino alla fine mi può venire buono. Il discorso era grosso modo questo. Ecco. Sono curioso, nel senso, non sto dicendo che la SPAL farà così, sto dicendo che sono curioso di vedere se Clotet riuscirà ad avere anche la spregiudicatezza di far giocare così la SPAL anche quando le partite avranno un peso specifico diverso. Sì. Sicuramente Clotet, uno dei giocatori sui quali dovrà lavorare di più, è senz'altro Sec, che oggi ha prolungato fino al 2025, quindi come... È diventato il contratto di più lunga durata dell'intera rosa. Esatto, quindi un segno anche da parte di Tacopina, no? Per collegarci a quello che dicevamo prima, quindi un segnale che la società punta su questo giocatore, anche se in queste prime tre partite abbiamo avuto dei motivi per cui prendercela con lui davanti alla porta, però in realtà, al di là del fatto che dovrà migliorare davanti alla porta. Beh, Colombo sabato ha segnato perché lui ha sbagliato il controllo, Sì, per carità, però comunque, diciamo, Sec ha dei lampi che sono potenzialmente devastanti in questa categoria. Ho letto qualche commento qua di là dove si diceva che comunque non si sa se è pronto, non possiamo saperlo. È vero, a parte che è giovanissimo, uno. Due, ce lo ricordiamo Lazzari in Serie C come faceva i cross, dove tutti allenatori compresi sono due robe diverse, che... Sono due robe diverse. Ma secondo me non più di tanto invece, perché Lazzari è migliorato tecnicamente perché l'hanno messo lì a fare i cross, a provare. No, si è messo lì lui. Eh? Si è messo lì lui. Sì, si è messo lì lui. Ma chi dice che Sec non possa farlo? Chi dice che non possa diventare giocatore? Comunque giovane. Ma perché secondo me il problema di Sec non è la tecnica. La tecnica ne ha fin troppa. È la comprensione del gioco, uno dei problemi, e l'egoismo sostanzialmente. Cioè, deve migliorare in questi due aspetti. Cioè, non è solo se impara a usare il destro. Certo, impara a usare il destro, acquisisce uno strumento in più, che lo può rendere devastante, ma bisogna capire se lui ha l'umiltà, la capacità di dire ok, invece di puntare la porta 10 volte, punto la porta 6 e le altre 4 la do al compagno che è piazzato meglio di me. Non sono sicurissimo che lui in questo momento pensi in questa ottica. Dopo, Clotet venerdì ha ammonito in conferenza stampa a mia precisa domanda, peraltro, dicendo guardate che ha 20 anni, non è a 29, quindi dobbiamo sempre far la tara a tutto quanto, però vediamo. Cioè, Orla, se il tuo discorso fosse riferito appunto, come non spiego cosa stessi dicendo, a un giocatore di 29 anni o comunque un giocatore a fine carriera, allora ci sarebbe poco di cui parlare. Sì, è così, ce lo teniamo per le qualità buone che ha, prendiamo quello che serve e poi basta, perché tanto comunque quello è. Secondo me un giocatore come della sua età, magari in piena espansione personale e anche calcistica, che fino a pochi anni fa giocava in Serie D, l'anno scorso ha giocato contro la Juve, cioè secondo me sta vivendo un'altalena di emozioni per le quali secondo me è anche lecito aspettarsi che uno voglia sempre strafare e voglia essere protagonista. A 20 anni servirà che qualcuno gli spieghi come si fa a diventare giocatore. Poi se lo diventerà, bene per la SPAL, visto che ce l'ha fino al 2025. Certo. È chiaro che se già fosse la persona che arriva davanti alla porta, fa sempre la giocata giusta, ha una progressione infernale, probabilmente non giocherebbe neanche alla SPAL in questo momento. Ma lo vedremmo giocare, non so, in Serie A da qualche parte. Secondo me Sec non è un problema, ora come ora. Anzi, secondo me è una risorsa che la SPAL e il Clotet devono lavorare sopra. Infatti Maurizio si scrive, ci ricordiamo i primi periodi di Fares. Assolutamente. Ci sono anche altri commenti. Buzz dice, notate quanta carne gli dà a sé ogni volta che esagera con i dribbling. Sta cercando di maturarlo, poi si vedrà. In dribbling e scatto è roba da... È vero, ma infatti, cioè, io qualche... Poi ci sono altri commenti, li faccio leggere a Marta man mano che arrivano. Sec, per adesso, dico per adesso, perché voglio avere fiducia nella capacità di Clotet di svilupparlo
come calciatore, perché giustamente Maurizio dice ci ricordiamo il primo periodo di Fares, sì me ne ricordo, in effetti sempre ci è stato lì, ci ha lavorato e lo ha reso un giocatore, come dire, con un repertorio più ampio dal punto di vista tecnico e tattico. Ci ha lavorato, poi gli ha fatto due gol. E poi gli ha fatto due gol. Vabbè, ho capito, ma Fares lo stipendio glielo paga il Genoa, cosa deve fare? Cioè, lui ha fatto il suo mestiere, sono i difensori del Cagliari che erano lì che raccoglievano. Non volevo tornare No. Il problema è che i difensori del Cagliari erano lì che raccoglievano le margherite per terra, perché cioè, veramente far segnare due gol di testa a Fares se ne vuole, per quanto sia forte di testa, però. Vabbè. Comunque Leonardo ci scrive: Secca ha una buonissima tecnica, come dicevi tu, bisogna vedere se riesce ad inserirsi in un collettivo. A me non sembra personalmente che sia una persona che ha quel tipo di difficoltà lì, no? Cioè, mi sembra ben inserito, no? Cioè, lì bisogna essere abbastanza dentro lo spogliatoio di quest'anno. Chiaro, da quello che tu puoi vedere. Scusate, stavo guardando una cosa, scusate, andate pure avanti. No, leggo il commento di Stefano. In queste prime tre partite Secca ha mostrato pregi e difetti, già visti l'anno scorso anche in primavera, deve migliorare in tre aspetti, secondo me. Più freddo sotto porta, uso del piede destro e meno egoista. Per il resto potenziale. Hai detto niente. Esatto, hai detto niente. Beh dai, visto che Leo ha appena finito di dire che è un ragazzo di 20 anni, insomma... No, io stavo facendo il ragionamento prima, No, ma scusate, ero incantato un attimo perché sto vedendo uno screenshot di un amico che in questo momento è a Liverpool a guardare la partita, quindi mi è arrivato lo screenshot perché è stato inquadrato da TV. Vabbè, un amico che... Leo, tu puoi immaginare chi è. Non facciamo nome e cognome per non danneggiare. Ah, ho capito anch'io. Ecco, bravo, hai capito anche tu. È di Ferrara, ovviamente. Sì, quell'antipatico, sì. Esatto, quell'antipatico che ti molesta ogni volta che sei allo stadio. No, non è vero. Secca, mi sembra un giocatore molto da 20 minuti finale di partita, cioè butti la palla davanti, lui parte come un treno, salta l'uomo e tira in porta, ecco. Non è un giocatore col quale puoi sviluppare una manovra in questo momento, secondo me, per come si intestardisce, vuole sempre andare sul fondo, vuole puntare verso la porta, però, come ho scritto sabato, è un giocatore che quando prende palla hai la sensazione che possa accadere qualcosa da un momento all'altro, e questo nel calcio di oggi, che è un calcio spesso privo di fantasia, privo di creatività, è una qualità notevole. Mm-hmm. Sì, direi che non fa una piega. Ecco perché mi arrivano queste foto, perché il Milan sta vincendo sul campo del Liverpool, incredibile. Vabbè. Attenzione, e te le sta mandando questo soggetto le informazioni? No, figurati, cioè, vabbè, lasciamo perdere. Sì, andiamo avanti con il resto della scaletta che ci eravamo preparati. Orla, io non so cosa ci sia dopo, però probabilmente potremmo... C'è dopo, c'è una cosa che mi sta a cuore, stiamo andando verso la conclusione ovviamente della nostra oretta insieme. E il prossimo tema è l'importanza di chiamarsi Zorz, dedicato a Giorgio Zamuner. Perché? Perché domani sera alle 20 Giorgio Zamuner insieme a una delegazione della SPAL sarà a Ponte Lagoscuro alla festa, Ponte in Festa si chiama, organizzata anche da CD Ponte Lagoscuro del mitico Luca Popolo, che saluto. E bello che Giorgio sia anche lui in mezzo alla gente, e sinceramente vorrei fare un altro elogio di Giorgio Zamuner, ne avevo fatti diversi l'anno scorso, ma io voglio continuare a fare elogi di Giorgio Zamuner perché secondo me gran persona, che vuole bene alla SPAL, che fa seriamente il suo lavoro e che oggettivamente da quando è stato ingaggiato, cioè, ha dovuto fronteggiare di tutto, cioè non ha mai avuto una stagione normale nella quale far vedere che sa fare il suo mestiere. Secondo me quest'anno, al di là della coabitazione con Tarantino, si sta rivelando prezioso, e questo lo ha riconosciuto anche Tacopina dicendo: Giorgio Zamuner era un gran professionista e spero rimanga con noi. Quindi questo mi sembra un bel riconoscimento per un dirigente che ha passato delle settimane decisamente brutte. Sì, assolutamente sì. E
Inoltre, il fatto che siano rimasti sia lui che Gazzoli, secondo me, è un buon segno anche a livello di territorio, proprio perché Zamuner, oltre che essere aver fatto un ottimo lavoro, come hai detto te, è anche legato anche emotivamente a Ferrara, oltre che vivere qua con la sua famiglia. Per quanto riguarda Alessandro, la domanda che hai fatto, no, non sapevo che Luca Cannella è diventato papà, però gli facciamo tanti auguri lo stesso. Vediamo se riusciamo a vederci prima o poi. Basta. Orla, se non Sì. sbaglio, Do oltre, non so se hai qualcos'altro da dire su Ponte in Festa, l'evento di domani sera. molto, È se non stato che l'anno con scorso, Zamuner vero? potrebbe esserci un altro. Certo, l'anno scorso c'è stata quella serata in cui c'era Max Mezzini, insomma, ci siamo anche divertiti. Poi per Max Mezzini è andata a finire abbastanza male perché insomma, Marino è stato esonerato. Però vabbè, insomma, comunque questo è un'altra piccola dimostrazione della volontà di essere parte della vita della città. Secondo me è sempre una bella testimonianza. Io qui lo dico e qui lo nego, non escluderei che domani sera, dopo cena, o comunque se sarà libero, Joe venga a fare un giretto, perché secondo me queste occasioni non se le fa scappare. Non è previsto nel programma, non è previsto in scaletta, ma conoscendolo un po', cioè avendo conosciuto, no, non conoscendolo un po', avendo capito un po' il personaggio, secondo me, un giretto anche a Ponte Lago Scuro se lo verrà fare. Allora ti Col farei una suo foto anche tu, che lui la suo posterà sul orologio social. da svariate centinaia di migliaia di euro. No, comunque stavo dicendo, ti farei una foto anche tu, così lui la posterà sui social esattamente come ha fatto con la Diletta. Ma non ci tengo particolarmente, onestamente. Farò una foto con lui se viene ad allenarsi al My Quiet Field con me, te e Va Coach Zucchelli. bene, Se lanciamo viene a la fare sfida. una seduta di allenamento. Con il Vediamo, nostro vediamo di coach. farci Non so se in riconvenga allenarmi con lui, ve lo dico, secondo tutti in me. braghette. Esatto. Beh, se io tiro su il kettlebell da 12, lui tira su quello da 40, penso. Sì, Cioè, siccome ti tira su te direttamente, se ti leghi. fa con me gli esercizi del kettlebell. Vabbè. Esatto. Grazie anche ad Andrea che ci scrive. Massimo ci chiede che fine ha fatto Moro. Moro è andato a Catania. È andato a Catania, è una società con le pezze dove non batte il sole e dove doveva andare a Tacopina, ma poi c'erano troppi debiti, quindi è là, in Serie C. Comunque, se non ricordo, la voce varie ed eventuali si parlava delle novità dello squallino, Sì, tra le varie eventuali ho inserito una cosa all'ultimo minuto perché ho letto prima una velina sul fatto che Ninkovic da lunedì potrebbe venire ad allenarsi alla SPAL. Ninkovic è trequartista, serbo 94 se non sbaglio, testa caldina, diciamo così. Joe ha detto che ci guarderanno Clotet, Tarantino e Zamuner e poi decideranno. Certo, giocatore che fino a 2 anni fa ad Ascoli era determinante in Serie B perché gol e assist a profusione, poi ha avuto un bruttissimo incidente stradale dal quale non si è mai completamente ristabilito, adesso sembra essere pronto a tornare in pista. Non so se ha molto senso prenderlo, visto che comunque la SPAL sulla tre quarti, cioè, mi sembra piuttosto coperta. Cioè, Mancosu, Sek, Dorazio, Crociata stesso che può giocare in quella posizione, Latelat che può giocare largo a sinistra e così. Non lo so, non riesco a capire la logica di questa eventuale operazione, però a quanto pare verrà anche solo ad allenarsi un po' e vediamo cosa succederà. Per le varie ed eventuali, vai Leo, se vuoi dire qualcosa, vedo che scalpiti, vuoi dire qualcosa su Ninkovic. No, 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 dicevo che comunque probabilmente gli sarà stato proposto e quindi perché no? Cioè, comunque, dal punto di vista tecnico, è un giocatore che può dire la sua. Poi, insomma, l'obbligo di prenderlo non c'è. Vabbè, l'obbligo di prenderlo, perché dovrebbe esserci un obbligo di prenderlo? No, nel senso che lui si allena e quindi dopo valuteranno, al massimo verrà rimandato indietro. Insomma, non Sì, però ci sono vedo un contro in questa già 28 operazione. giocatori a contratto, non capisco perché dovrebbero aggiungere un altro. Vabbè, avverto del silenzio. Siete tutti stanchi, vedo che siete stanchi. Non vedete l'ora di andare a letto. Introduciamo una nuova rubrica, però, che ci accompagnerà per tutta la durata della stagione. Voglio che ognuno di noi indichi quello che potrebbe essere un protagonista in positivo o in negativo di Regina Spal, che sarà la prossima partita. Poi vediamo, facciamo una classifica della vergogna a fine stagione per
per chi ne ha presi di più e di meno. Bello. Non mi interessa il risultato, non mi interessa, non me ne frega niente, troppa scaramanzia in quelle cose. Dino ci chiede se i soldi delle stelle vanno a noi. Sì, ma un meccanismo troppo cervellotico di Facebook, bisogna farne su milioni per avere dei soldi, quindi se vuoi aiutarci meglio una donazione nel box del sito. Oggettivamente. Poi sulle le Marta stelle. Prima aveva chiamato in causa sulle novità dello spallino, ma faremo una puntata speciale su quella. Così. L'importante è essere tornati. Siamo tornati e siamo qui per restare almeno un po', dico, per non... Fai prima col bonifico, dice Edoardo Seller, non serve un bonifico, basta una donazione su PayPal. Magari anche con la nostra location che avevamo studiato tempo fa, ti ricordi? Magari, sarebbe bello, sì, sarebbe molto bello. E, detto questo, al di là della location, un protagonista in positivo e in negativo di Regina Spalto, sotto. Cioè, uno in negativo e uno in positivo? No, uno che potrebbe essere protagonista o in positivo o in negativo. In poi vediamo alla fine della fiera. Tripaldelli? Positivo? Sì. Perché? Okay. Cioè, motiva questa scelta che non mi aspettavo in nessuna misura. A me è piaciuto come ha giocato più che altro il primo tempo della partita di sabato, in realtà. Leo convintissimo di questa risposta. No, perché io in realtà io lo stavo proponendo come negativo. No, allora bene. Allora metto un più sulla Marta, che lo vuole il protagonista in positivo. Leo lo mette il protagonista in negativo. Sì, però io voglio la motivazione di Leo. La motivazione mia è che la prima partita a me è piaciuto, forse anche perché comunque era l'esordio. Nelle ultime due partite mi è sembrato un po' meno attento, un po' meno preciso, tutto lì. Non voglio sparare su Dickman, perché non è un gioco che non mi piace fare, anzi spero che sia positivo. Però io dico che come sorpresa positiva io mi gioco Latte Latte, grande buzzo. Ah, non volevi giocarti Tripaldelli in negativo, quindi? Ok. Però per me ti piace vincere facile con Latte Latte, dai. No, ma non devi scegliere un positivo o negativo, devi dirmi ne uno e se sarà protagonista in positivo o in negativo secondo le tue sensazioni. Ah, ok. No, allora cancella. Voglio essere positivo e metto Latte Latte, perché dopo la rovesciata che ha fatto voglio che faccia gol. Vabbè, ripeto, okay. Ti piace vincere facile secondo me. La Marta ha azzardato, no? Perché si aspetta un traversone di Tripaldelli dalla tre quarti che arriva sulla zucca di Colombo. Non dirò neanche per scherzo. E tu? Oppure una scarabuzzolona che va addosso a un difensore della regina e finisce dentro. Non sì, chiamiamo. Federico dice Cionek, ma gioca con gli altri. Stefano dice Mancosu con un più. E io sai che volevo dire anch'io Mancosu in realtà. Perché non ha fatto una partita... in positivo, perché non ha fatto una partita straordinaria contro il mondo, si è sacrificato molto anche per cercare di difendere. Alessandro dice Tripaldelli causerà un rigore per la regina e poi segnare di testa sul calcio d'angolo. giuro che se Alessandro ci prende, borsina dello spallino e pacco di adesivi. Ha giudicato. Mora in negativo verrà espulso, dice Andrea Sartini. Secondo me non farà neanche un minuto, purtroppo. Celia, dice Daniele Stabellini. Viviani, va bene, dice Buzzo. Sì, va bene, certo. Poi a un certo punto dovremo affrontare tutto il negazionismo che c'è attorno a Viviani. Ma dico Mancosu perché è un giocatore che mi piace, che trasuda sapienza calcistica. Che secondo me in una partita che si annuncia rognosa, almeno per come ho modo di presumerla, saprà tirare fuori qualcosa di importante. Zuculini, Giacomo dice, ma Zuculini secondo me è roba da aperitivi in questo momento, ma anche lì presumo di sbagliarmi. Chiede Sara se con Viviani ho fatto pace. Ma allora, aspetta un attimo. Io non ho mai litigato con Viviani, anche perché non credo neanche che Viviani abbia un'idea di quali siano le mie sembianze o del fatto che io esista. Viviani aveva bloccato lo spallino su Instagram nel 2017 e non so per quali motivi, non ho idea e nessuno è mai riuscito a fornirmi delle spiegazioni utili. Non ho mai avuto occasione di incontrarlo, di chiedergli e quindi è passata questa idea che io ho qualcosa che con Viviani. Se posso dire cosa avevo con Viviani
ero estremamente scettico sulle sue capacità di rimettersi in sesto, di essere ancora un giocatore credibile in Serie B. Mi sta smentendo con i fatti, ben venga, sono contento per la SPAL e Adesso anche per manca lui, solo che si perché sblocchi su a me non ha mai Instagram. fatto niente, Viviani, io non ho niente contro di lui. Dico, manca solo che si sblocchi su Instagram in questo momento. E E infatti dopo facciamo un appello gli faremo pubblico, una richiesta ufficiale. Per se favore, qualcuno ci sta sbloccati su seguendo, esatto, Instagram. qualcuno ci sta seguendo, no, Viviani, sbloccaci su Instagram perché noi non ti abbiamo mai fatto niente. Ci Anzi, sono ti ho troppi pure dato appelli in questa diretta. ti ho pure dato 6,5 domenica, cosa vuoi di più? Vabbè. No, 6,5 o 7, gli ho dato un bel voto comunque. Vabbè. Andrea Buzzi dice Zuccunini è roba da Falò e Bonzer. Sì, era il senso del mio intervento precedente. Cioè, secondo me ci regalerà grandi emozioni lì, cioè, in questa cosa, ma non credo molto di più. Però anche lì mi auguro di sbagliarmi. No, non ho problemi a riconoscere quando sbaglio, dico delle cazzate. Bene, ragazzi, 55 minuti, quasi 56. Direi che abbiamo fatto un bel esordio, ce la siamo spassata. Prima di chiudere, Orla, Vai, fai un però appello, vai. secondo me è il caso di ringraziare tutti quelli che ci hanno commentato sia nel momento della chiusura, della sospensione dell'attività, È vero. sia nel momento appunto, quando abbiamo Del comunicato rientro, che abbiamo comunicato. Intanto c'è Pasqua che scrive uno scandalo. Non lo so a cosa si riferisca però. Ok. Credo Zuculini. Marta, c'è una domanda per Che chiede te. se c'è il gatto, se no, il gatto non è No, io non passato. l'ho visto, non l'ho visto il Stavolta gatto. no, non in L'hai camera. chiuso? Dov'è? Sta bene? Sta bene il No, gatto sta comunque. benissimo, è fuori. Adesso quando fa più freddino, Lo accogli in casa e sarà protagonista con noi di diretta. No, assolutamente. hai fatto bene, Leo, dire questa cosa. Veramente è commovente tutto il bene che abbiamo sentito nei confronti della comunità che ci segue. Siamo grati e siamo grati anche a Dinamica Media, l'agenzia che ha deciso di subentrare in qualità di editore per far ripartire lo spallino. Daremo qualche dettaglio in più nelle prossime settimane perché l'agenzia in maniera molto discreta ha detto fate ripartire tutto, dite che ci siamo noi, ma poi tutte le fanfare le faremo più avanti. Quindi bene così, sono veramente orgoglioso di questa collaborazione e vedrete che ci saranno altre novità presto sullo spallino grazie a questa. Grazie a loro. E, Orla, sì. sì, per finire quello che stavo dicendo è che abbiamo ricevuto veramente dei commenti al limite Lusinghiero. quasi commoventi, ecco, considerando che erano riferiti a un gruppo di persone, a un giornale. Quindi vi ringraziamo veramente di cuore per quello che avete scritto, perché li abbiamo letti tutti, Ah, anche se grande. erano tanti, e anche per posta, no? Quello che ci è arrivato. Insomma, veramente Sì, vi sì, sì. ringraziamo. E siamo contenti quanto voi di aver ripreso comunque l'attività, insomma, anche per noi comunque è piacevole. Aggiungo un'altra cosa che avevamo annunciato Martina Poletti, ma Martina Poletti si è appena trasferita in una nuova casa, non ha la connessione internet e quindi stasera non è riuscita a collegarsi. Ma ci sarà anche lei da qui in avanti a darci una mano importante in questa cosa che stiamo facendo. Bene, e dopo questa lunga sfilza di ringraziamenti e di gratitudini varie, direi che possiamo andare a riposarci. Quindi grazie Martina, grazie Leo, grazie a tutti. E ci vediamo mercoledì alle 21. Non so se avremo un ospite. Oh, in realtà poi mercoledì ci vediamo e sapete cosa c'è martedì? C'è la partita. È il 21, c'è la Quale partita. partita? Quale partita? Martedì c'è la Spal. Con chi? Domanda. Con chi? Con Vicenza. Secondo te cosa ci Allora. chiederanno i nostri lettori? La Sarapinna. Oh madre, no. Io non ce la faccio una seconda volta. No, ti prego. Va Vabbè, bene, questo è l'argomento che affronteremo in lasciamo privato. tutto in Comunque. sospeso, lasciamo tutto Sì, in ecco, è sospeso. meglio così. Lasciamo Esatto. tutto in sospeso. Intanto, buonanotte a tutti e alla prossima. Buonanotte, Grazie a tutti, ciao. buonanotte.